ragazzi, oggi sono qua per consigliarvi 10 manga autoconclusivi o di serie brevi che dovete assolutamente leggere. La prima miniserie che voglio consigliarvi è composta da 2 volumi ed è Idamari Gakiko Eru di Fumino Yuki, edito da Flashbook al prezzo di 6,90€ a volume. Si tratta di un boys love molto delicato, non ci sono scene troppo spinte ed esplicite. Ci si focalizza molto di più sul rapporto inizialmente d'amicizia fra questi due ragazzi, totalmente agli antipodi perché uno di questi è facilmente suscettibile, un po' un attaccabrighe, è veramente chiassoso, molto molto estroverso, che un giorno si imbatte in questo compagno di università che ha un deficit dell'udito e si offre di prendere gli appunti durante la lezione in cambio di un bento. Da questo scambio, diciamo, scolastico inizia un'amicizia che poi pian piano muterà in qualcosa di più profondo. Al di là dell'aspetto comunque dell'amore fra ragazzi, secondo me è un fumetto molto molto valido perché tratta in maniera delicata ma efficace il tema dell'handicap. Infatti uno dei due protagonisti non sente bene, è quasi totalmente sordo. Questo gli ha portato negli anni tante difficoltà a scuola, con le altre persone, si è sempre sentito in difetto rispetto agli altri. Ed è bello secondo me il modo in cui l'autrice riesce ad entrare nel personaggio ed affrontare un tema così delicato. Esiste una serie, diciamo, sequel a Idamari Gakiko Eru, che è Idamari Gakiko Eru Limit, ma in realtà la storia potrebbe concludersi con i primi 2 volumi che io vi consiglio, anche perché la serie sequel riprende tantissimo quello che è già successo, non va avanti, ci sono situazioni che si ripetono, quindi io vi consiglio i primi 2 numeri, che sono poi gli unici 2 volumi della serie principale. Un'altra miniserie composta sempre da 2 volumi che voglio consigliarvi è Voglio mangiare il tuo pancreas. Edito da Dynit al prezzo di 12,90€ a volume. È un fumetto da cui è stato tratto anche un film d'animazione, ve ne ho parlato già in un video, quindi vi lascio il link nelle schede qua sotto in descrizione. In realtà l'opera principale, l'opera originale diciamo, è un romanzo. Anche questo è edito sempre da Dynit, vi lascio poi il link qua sotto. Comunque, di che cosa parla questo fumetto? Affronta la storia di 2 ragazzi al liceo. Uno di questi scopre il grandissimo segreto della sua compagna di classe, ovvero è gravemente malata, una malattia al pancreas per cui non sa quanto tempo le rimanga da vivere. Lei è una ragazza abbastanza popolare, piena di amici, eppure nessuno sa di questa sua malattia perché non vuole essere trattata in maniera diversa. L'unico che custodisce questo suo segreto è appunto un compagno di classe con cui in realtà prima non aveva alcun tipo di rapporto. Con lui si sente libera di essere, diciamo, se stessa proprio perché non deve fingere che le cose vadano bene. E quindi i due iniziano ad avvicinarsi, ad affrontare una serie di avventure, chiamiamole così, proprio perché lei vuole vivere appieno la sua vita il più possibile adesso, perché non sa quanto le rimarrà. È una storia molto toccante, a me ha colpito tantissimo, perché nonostante i protagonisti siano così giovani, si parla comunque di morte, si parla della paura, no? Che tutto finisca. Ci sono dei momenti ovviamente anche di scherzo, di gioco fra i due, alla fine sono 2 adolescenti, è normale che ci siano anche quei tipici fraintendimenti del genere, però ci sono anche delle bellissime riflessioni sul tema della morte. L'ultima miniserie che voglio consigliarvi è Il prezzo di una vita. Questo è composto da 3 volumi che sono acquistabili sia singolarmente che in un cofanetto. Il fumetto è stato pubblicato da J-Pop al prezzo di 6,90€ a volume. In questo caso ci troviamo di fronte a un ventenne che è, tra virgolette, disperato. Non sa bene che cosa fare della sua vita ed è a corto di soldi. Un giorno, mentre si reca in un negozio di CD per vendere la sua roba, viene a scoprire che esiste un posto in cui è possibile vendere la propria salute, il proprio tempo o gli anni che restano da vivere. A lui servono disperatamente dei soldi, quindi si reca in questo posto pronto a vendere appunto gli ultimi anni che gli rimangono. Una volta venduti questi anni, gli rimangono poche settimane da vivere e in questo periodo sarà affiancato da una ragazza che dovrà tenerlo d'occhio.
Anche in questo caso si parla di morte, il senso della vita, perché cosa valga la pena vivere, le cose che sono veramente importanti. C'è in parte un risvolto, diciamo, anche sentimentale. La cosa che secondo me colpisce di più è che, di nuovo, ci troviamo di fronte a un personaggio molto molto giovane che già è disposto a rinunciare a tutto, alla sua vita. E ti viene da chiederti perché, cioè che cosa spinge una persona così giovane a mollare già la presa. Anche di questo manga trovate già il video recensione qua sul canale, che troverete linkato nelle schede e qua sotto in descrizione. Passiamo ora ai fumetti a volume unico. Il primo che voglio consigliarvi è una raccolta di storie, ovvero Nuvole Bianche di Isai Uaoka, edito Vau Publishing al prezzo di 7,90€. Questi 14 racconti sono molto diversi fra di loro, si parla di vita quotidiana, ci sono delle storie un po' più bizzarre, quasi fantastiche. Ciò che però accomuna bene o male tutte queste storie è il viaggio nei ricordi, nei sentimenti un po' di malinconia. Ci sono delle storie veramente molto molto toccanti, che riguardano magari appunto la vita di tutti i giorni e il finire della vita, o il rapporto fra genitori e figli. L'autrice è veramente molto molto delicata nell'affrontare tutte queste tematiche e ha un tratto super kawaii. Un'altra raccolta di storie molto diversa da quella che vi ho fatto appena vedere è Fetish di Kaori Fujiwara, edito Star Comics al prezzo di 12€. Raccoglie 5 storie sul lato più oscuro dell'amore. Si parla quindi di un amore morboso, violento, molto forte, quasi da essere malato, tra virgolette. Nel voler raccontare quest'altra faccia dell'amore, penso che l'autrice sia riuscita appieno a trasmettere al lettore un senso di angoscia, di disagio. Perché per quanto l'amore venga spesso idealizzato in tante storie, ha un aspetto, diciamo, anche più oscuro. Ed è stato bello per me ritrovarlo in questa raccolta, anche perché, come vi dicevo, l'autrice riesce a pieno a comunicare delle sensazioni non troppo positive, ma che purtroppo fanno parte della vita di tante persone. Altro titolo autoconclusivo che vi consiglio è Jackass di Scarlett Berico, edito J-Pop al prezzo di 6,90€. Si tratta anche in questo caso di un boys love che parte in maniera un po' sciocca. Infatti il protagonista si ritrova a scuola con indosso i collant della sorella per un malinteso. Il suo migliore amico se ne accorge prima che tutta l'intera classe se ne accorga, lo porta in un'altra aula. E qua confessa di avere una sorta di fetish per le gambe e inizia quindi a fissare e toccare le gambe dell'amico con indosso appunto questi collant. Come vi dicevo, le premesse sono abbastanza divertenti, parte tutto da questo equivoco, ma in realtà il fumetto va ben oltre gli equivoci, i luoghi comuni. Infatti si tratta, secondo me, in maniera abbastanza profonda, ed è una cosa che non mi aspettavo per niente, il tema non soltanto del primo amore, le prime esperienze, ma anche la difficoltà di accettare se stessi ed essere accettati dagli altri. Non soltanto per l'essere magari omosessuali, ma proprio per avere un carattere o una tendenza diversa da quella che è, diciamo, la massa. È una lettura a tratti spiritosa, divertente, il tratto io lo adoro, a me piace moltissimo questa autrice. Secondo me è uno dei migliori boys love a volume unico uscito ultimamente. Un fumetto secondo me molto molto divertente che apprezzeranno gli amanti dei gatti è Lo Sfigatto. Io in questo caso ho il secondo volume, ma io faccio riferimento soltanto al primo. Non si tratta di una serie, ma di un fumetto che raccoglie una serie di vignette su questo gattone rosso un po' ciccione e le sue disavventure, perché dovete sapere che Lo Sfigatto si chiama così per una ragione, non gliene va giusta una. Questo fumetto è edito Star Comics al prezzo di 12€, come vi dicevo è uno di quei fumetti che raccoglie delle strisce, delle piccole avventure. Quindi vediamo Lo Sfigatto in gelateria, appena prende il gelato gli cade per terra, oppure va a ordinare un panino che dall'immagine sembra enorme, squisito e bellissimo e gli arriva invece una sottiletta. E così via. È una lettura molto spiritosa, a me ha veramente salvato in un momento in cui ero triste e avevo veramente bisogno di qualcosa che mi tirasse su. È una lettura spensierata, per certi versi diciamo anche superficiale, ma è molto divertente e di intrattenimento. Se state cercando quindi qualcosa di questo tipo, Lo Sfigatto è per voi.
Come vi dicevo, è uscito un secondo volume, ma non è per niente collegato al primo ed è di nuovo una serie di vignette. Un'altra raccolta di storie che voglio consigliarvi è Le anime di Edo di Koichi Masahara, edito Bao Publishing al prezzo di 7,90€. È un volume unico che raccoglie appunto delle storie più o meno collegate fra loro. Tutte ambientate nell'antico Giappone, si respira veramente quest'aria di tradizione, di costumi, antichità, ma anche quotidianità, famiglia, antichi valori che sono soltanto in parte antichi perché molte cose si riflettono comunque nella nostra quotidianità. La cosa più bella è secondo me vedere un Giappone così antico rappresentato con un tratto molto molto moderno. Quest'autore è in grado di far viaggiare con la mente, l'immaginazione, il lettore, riflettendo comunque su delle tematiche quotidiane all'ordine del giorno. Altro fumetto per gli amanti dei gatti, ma non solo, è Nekomichi, la via del gatto di Isai Waoka, edito da Dainit al prezzo di 16,90€. Questo volume unico vede per protagonista una famiglia che si trova per la prima volta ad adottare un gatto. La madre in particolare non è felicissima perché da piccola è stata, tra virgolette, traumatizzata da un incontro non molto felice con un gatto e quindi vede questo nuovo arrivato un po' come un intruso. Ma, come succede sempre in tutte le famiglie, la persona più scontenta all'arrivo di un nuovo animaletto è poi quella che si affeziona di più. E infatti lei passa molto tempo da sola a casa a pulire, a preparare il pranzo e le faccende per il marito e per il figlio, e il gatto le tiene tanta compagnia. È una storia anche in questo caso che parla di quotidianità, di famiglia e di quel rapporto speciale che si crea quando ti affezioni ad un animale inizia a vivere con te in casa, anche se non è proprio il tuo animale domestico, è inevitabile che col passare del tempo si instauri un certo rapporto. Ci sono dei momenti buffi, altri un po' più teneri. Di nuovo, Isai Waoka ha questo stile molto kawaii e quindi è impossibile non sorridere e provare un po' di simpatia per i suoi personaggi. Ultimo fumetto che voglio consigliarvi è Seiri-chan, la tua amica mensile, di Ken Koyama, edito Star Comics al prezzo di 12€. In questo fumetto ci sono diverse storie di diverse donne accomunate da una sola cosa, il ciclo mestruale. In questo caso rappresentato da Seiri-chan, che puntuale una volta al mese si presenta alla loro porta. Queste sono tutte donne, ragazze molto diverse, in situazioni differenti della loro vita, chi a scuola, al lavoro, alle prese magari con un lavoro importante da ultimare o con una consegna di un progetto. Ciò che appunto le lega è semplicemente il fatto di essere donne. Ho trovato innanzitutto molto spiritoso il modo in cui viene rappresentato il ciclo mestruale e molto interessante il modo in cui si parla comunque di mestruazioni senza timore, senza trattare l'argomento come se fosse un tabù, cosa che purtroppo al giorno d'oggi accade ancora. Non solo poi fra donne, ma anche fra donne e uomini. Si parla in maniera totalmente aperta e libera di dolori, delle complicazioni, di qualsiasi cosa. Certo, si cade a volte in alcuni luoghi comuni, però secondo me è un'opera comunque importante. Proprio per sensibilizzare, per fare in modo che questo tema non sia più un tabù, non sia più una cosa di cui parlare a sottovoce o di cui vergognarsi. Questi erano quindi i manga brevi che volevo consigliarvi, mi raccomando qua sotto nei commenti fatemi sapere se avete già letto qualcuno di questi fumetti o in generale qual è quello che vi ispira di più. Io vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i fumetti che ho citato, trovate anche il link alle relative recensioni, approfondimenti che magari ho fatto qua sul canale, trovate inoltre anche il link per iscrivervi alla newsletter se volete rimanere sempre aggiornati su quanto accade sul canale, il blog e Instagram e per avere qualche consiglio extra. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!